Bentrovati a uno speciale TGT dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Questa settimana partiamo dall'ultima seduta del Consiglio regionale, durante la quale il tema del rigassificatore di Piombino è tornato a creare dibattito. Un'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi ha richiesto le specifiche e le risposte da parte del commissario dell'opera, il presidente della giunta regionale Eugenio Giani. Il tema del rigassificatore torna ad animare le aule dell'Assemblea toscana. Sono decisioni assunte a livello governativo, né io né il Consiglio regionale abbiamo deciso di portare il rigassificatore a Piombino. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha risposto, incalzato dall'interrogazione di Marco Landi, portavoce dell'opposizione. Abbiamo chiesto al presidente della Giunta regionale Giani e quindi anche commissario dell'opera per il rigassificatore di Piombino se prima di assumere quel ruolo di commissario e quindi come presidente della regione avesse chiesto lumi al governo su quella localizzazione, su Piombino, perché chiaramente sul decreto di nomina non è che c'è scritto la localizzazione Piombino. Quindi noi ci aspettavamo anche per trasparenza, ma anche per dare garanzia a tutti i cittadini toscani e anche alle istituzioni, ai sindaci di quei territori, che Giani avesse fatto prima di prendere quel ruolo di commissario per l'opera dei chiarimenti, avesse preso i chiarimenti. Abbiamo preso atto oggi che questo non è avvenuto, per noi una cosa gravissima. Poi nel corso della discussione è intervenuto anche sulla valutazione di impatto ambientale, dove proprio in aula qualche tempo fa, sempre a seguito di un nostro atto, lui aveva detto: io chiederò la doppia via addirittura su quell'opera, mentre invece abbiamo letto qualche giorno fa che chiaramente quella procedura non è necessaria e che quindi non sarà attuata. Abbiamo chiesto anche lumi sul costo dell'opera, quella tubazione di 8 km e quel costo di quella nave, perché per 3 anni chiaramente se si fa una valutazione a livello imprenditoriale qualcosa non torna. Abbiamo visto un presidente sicuramente imbarazzato, questo ci dispiace, ma quello che noi dobbiamo fare è chiedere trasparenza e correttezza nello svolgimento di questa procedura che sul nostro territorio è inaccettabile. Il presidente della regione ha poi rivolto una critica a chi si oppone a questa operazione. Trovo schizofrenico questo comportamento degli esponenti locali sul rigassificatore. Il presidente Giani mi pare sia stato molto chiaro. Il presidente Giani ha chiesto che innanzitutto il rigassificatore avesse lì all'interno del porto di Piombino un tempo limitato per permettere poi di realizzarlo fuori. Penso che questa sia la strada giusta da perseguire. È evidente che da Piombino parte forte la richiesta di ulteriori investimenti per un'area che ha vissuto dopo la chiusura, diciamo, le difficoltà delle acciaierie, tanti problemi. Penso che queste opere, questi investimenti a parte di chiunque sia il governo nazionale, perché abbiamo bisogno di risorse nazionali, siano all'ordine del giorno indipendentemente dalla realizzazione del rigassificatore. Quindi io penso che tutto questo sarà fatto, verrà realizzato con le giuste misure di sicurezza e di rispetto dell'ambiente che ci chiedono i cittadini e che vogliamo anche noi. Giani ha chiarito di non aver avuto alcun ruolo nella scelta. Ma io ritengo che sul rigassificatore da parte dell'opposizione, la Lega come Fratelli d'Italia, constato da un lato gli esponenti locali che appunto come oggi in Consiglio regionale il consigliere Landi, portavoce dell'opposizione, sono chiaramente contrari al rigassificatore a Piombino e conseguentemente incalzano su argomenti quali: ma si sapeva prima dell'incontro con SNAM, ma come si è arrivati alla scelta di Piombino? Tutti elementi sui quali io non ho che da prendere atto delle decisioni del governo, non è certo stato deciso in Consiglio regionale o dal sottoscritto che il rigassificatore dovesse essere posizionato a Piombino. Il Consiglio regionale ha deciso di sostenere ed aiutare la cittadella della pace di Rondine nel festeggiare la giornata internazionale della pace in un momento a livello internazionale particolarmente delicato. La città di Arezzo celebra il 21 settembre, giornata internazionale per la pace promossa dalle Nazioni Unite, con un evento artistico unico di grande intensità. La serata, sostenuta e finanziata dal Consiglio regionale della Toscana in attuazione della legge 3/2022, organizzata con Rondine, Cittadella della Pace e OIDA, Orchestra Instabile di Arezzo, vedrà salire sul palco del Teatro Petrarca Simone Cristicchi. Il concerto Abbi cura di me live sarà in una versione straordinaria,
un percorso intimo e profondo alla scoperta dell'umano, contrappuntato dalle testimonianze dei giovani studenti italiani e internazionali di Rondine e dalla musica dell'Orchestra Instabile di Arezzo. Noi vogliamo mandare questo messaggio forte facendolo insieme a chi costruisce ponti, come le ragazze e i ragazzi di Rondine. Con loro e insieme alla potenza della musica vogliamo dire basta alle guerre, che in questo mondo torni ad esserci messaggi forti di pace, non solo in Ucraina ma anche nei tanti altri luoghi di conflitto. Siamo molto onorati della scelta del Presidente del Consiglio regionale verso Rondine di costruire insieme un evento nella Giornata Mondiale della Pace. Sappiamo quanto è urgente questo tema, quanto c'è bisogno di svegliare, tenere desta una coscienza, e mi pare che la scelta di Rondine dica che la pace non può entrare in una retorica di parole, ma in una concretezza di azioni. Rondine forma giovani leader che non si arrendono alla logica della guerra. Tra qualche ora arriveranno giovani ucraini e giovani russi, e questo è il segno della concretezza di come andare oltre la guerra e affermare la cultura della pace. I brani di Simone Cristicchi dialogheranno con le testimonianze dei giovani di Rondine, storie vere di chi ogni giorno sceglie di confrontarsi con il nemico nella cittadella della pace di Arezzo e di costruire instancabilmente relazioni capaci di andare oltre le ragioni dell'odio. Mi chiamo Juliana e sono una studentessa della Warehouse di Rondine. Sono qui dall'ottobre l'anno scorso e faccio il percorso a Rondine Cittadella della Pace con gli altri 20 ragazzi, che soprattutto proveniamo dai paesi che hanno conflitti presenti oppure passati. Voglio dire che questa serata sarebbe un piacere per tutti di noi avere queste occasioni e opportunità per festeggiare le cose più grandi come la pace, che per noi è un grandissimo e il motivo più bello per festeggiare. Le canzoni di Cristicchi avranno la splendida cornice di OIDA, Orchestra Instabile di Arezzo, l'orchestra della città di Arezzo che riunisce le migliori realtà associative territoriali in ambito musicale e culturale con i migliori professionisti della musica sinfonica. Nel contesto storico in cui viviamo, dal 2014 adesso a febbraio, ci troviamo in una realtà dove la guerra è ancora più vicina, e per questo ci siamo sentiti di collaborare con i ragazzi di Rondine. Quindi per questo ringraziamo il Consiglio regionale della Toscana che ha portato avanti questo progetto e grazie al quale adesso riusciamo a farlo diventare una cosa reale. Giornata internazionale per la pace il 21 settembre nell'ambito delle iniziative promosse direttamente per Rigenerazione Toscana. Si celebrerà al Teatro Petrarca della mia Arezzo con uno dei vanti e delle eccellenze del mio territorio, ma direi di tutto il mondo, che è Rondine, la cittadella della pace, dove sono stato tornato anche da poco per quell'episodio veramente importante per il quale sono state riaperte le scuole a coloro che vennero escluse dalle scuole per motivi razziali. Rondine è un'eccellenza, è un orgoglio e deve essere promossa da tutti perché rappresenta una speranza grande per tutto il nostro mondo. Sono pittosculture quelle dedicate alla Madre Terra in una mostra al Consiglio regionale della Toscana parla di eredi dei popoli di Gaia. Ecco il servizio. Un viaggio ritroso alla ricerca dei contributi delle diverse civiltà che ci hanno preceduto fino all'origine della Terra, che ci consente di attualizzare le difficoltà di questo tempo. Un messaggio forte, attuale, specialmente in questo periodo in cui viviamo grandi difficoltà, in cui la guerra ci pone sempre lo sguardo sul presente. I lavori di Anna Maria Guarnieri ci portano invece a fare un viaggio a ritroso, ma che ci consente di attualizzare molto le difficoltà di questo tempo, le sue tecniche, i suoi colori, la capacità di arrivare dritta al cuore con immagini semplici ma che mandano messaggi forti. Noi siamo davvero contenti insieme al collega Fausto Merlotti di ospitare qui in Consiglio regionale questa splendida mostra. Lo dicevo prima, lo ripeto, troppo spesso si è pensato che la cultura fosse un costo. In realtà investire in cultura vuol dire investire nel futuro, investire in cultura vuol dire investire in libertà.
e grazie ai tanti artisti, grazie ad Anna Maria Guarnieri per rendere più bello questo spazio e per inondare e inebriare i nostri cuori di bellezza, di arte e di cultura. L'esposizione comprende 40 pittosculture di Anna Maria Guarnieri, artista nata a Sesto Fiorentino ma che vive da tempo a Poggio a Caiano, frutto del lavoro degli ultimi 20 anni. Opere che permettono di recuperare un messaggio forte, attuale, soprattutto in un periodo di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo a causa della guerra. Tanti riferimenti simbolici presenti nelle opere, ognuna delle quali si lega a una grande civiltà del passato. Il messaggio che voglio lanciare è proprio quello di dire che ogni civiltà, nell'arco della vita, dei millenni che si sono susseguiti, ha lasciato la sua cultura, la sua impronta di cui noi attualmente ne beneficiamo. In ogni quadro mio, quasi tutti, ci ha riportato un ingranaggio o una parte oppure una parte integrante, come ad esempio quest'opera che è dietro alle mie spalle, il cui titolo è I misteri delle civiltà, dove vediamo il quadrato del Sator, famoso perché ancora è misterioso in quanto nessuno con esattezza è riuscito a capire il vero significato. Dunque, questa è una bellissima mostra di ben 40 opere di questa notissima artista che ci meraviglia con questo, diciamo, rapporto che ha con tutte le civiltà del passato e che si progetta anche nel presente e anche nel futuro. L'opera, il lavoro, l'impegno artistico di Anna Maria Guarnieri ci rimanda alle origini della terra, la madre terra, Gaia, e attraverso i simboli, gli ingranaggi, i colori, l'insieme, diciamo, che l'artista è riuscita a mettere nelle proprie opere, come dire, ci dà un senso profondo di quelle che sono le origini della terra, di quello che è il tema dell'ambiente sempre più attuale, ahimè, oggi, e quindi, come dire, penso e ritengo che questa mostra è davvero un'opportunità per chi avrà modo di poterla visitare, di sentirsi, come dire, appieno su temi che oggi sono all'ordine del giorno. Dopo 2 anni segnati dalla pandemia, torna un festival del cinema particolarmente apprezzato per la qualità degli ospiti e dei film, appunto, che porta in concorso e non solo, per quello che produce a livello culturale. È il Lucca Film Festival presentato al Teatro della Compagnia a Firenze. Premi alla carriera, masterclass, incontri, ma anche mostre, proiezioni in anteprima e naturalmente grandi omaggi ai maestri del cinema. Torna più carico che mai il Lucca Film Festival, evento ormai storico della città di Lucca, che quest'anno tornerà col suo red carpet dal 23 al 2 ottobre, con tante novità, ma anche ritorni alla tradizione. Tra i grandi ospiti, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, che riceverà al Cinema Astra il premio alla carriera. A seguire la proiezione del film Ennio, suo ultimo capolavoro dedicato al maestro Morricone, che ha diretto il suo ultimo concerto proprio a Lucca. Per l'occasione all'Astra suoneranno anche alcuni elementi dell'orchestra del Conservatorio Boccherini. Tra i grandi ospiti ci sarà anche il regista argentino Gaspar Noé, che sarà protagonista di una retrospettiva dei suoi lungometraggi in varie location della città e di una masterclass seguita dalla consegna del premio alla carriera. In un tempo in cui le libertà individuali vengono meno, sapere c'è chi ancora investe in cultura, investe nel cinema, vuol dire dare speranza ed ottimismo, e Lucca nei prossimi giorni sarà la capitale toscana del cinema. È bello sapere che il 30 di settembre un nostro grande concittadino, corregionale, Paolo Taviani, sarà insieme a noi da ancora più lustro a questo festival, un momento importante per Lucca, un momento importante per la nostra regione. La Toscana ha tutto, ha delle location stupende dove poter girare film che hanno anche segnato la storia del nostro tempo e che potranno segnarla. E allora continuiamo ad investire tutti nel cinema, continuiamo a investire nell'arte, nella cultura, perché solo in questo modo potremo offrire ai nostri cittadini consapevolezza e la possibilità di essere donne e uomini più liberi. A ricevere il premio alla carriera anche Paolo Virzì, che porterà a Lucca in anteprima italiana il suo ultimo film, Siccità.
Lina Nerli Taviani, che sarà premiata prima della proiezione di Leonora Addio, ultimo lavoro di Paolo Taviani, e infine Peter Greenaway, il regista, sceneggiatore, ma anche pittore gallese, a cui sarà dato anche il premio Dante Alighieri Cinema Award 2022, nato lo scorso anno in occasione del 700° anniversario della morte del sommo poeta. Siamo arrivati così al termine di questa puntata del nostro speciale TGT. L'informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.